Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dico bentornati perché c'è stata un po' di assenza qui sul canale. È vero che ieri vi ho fatto uscire le tattiche, ma vista la scandalosa promo scorsa dei Silver Stars, visto lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che mi ha portato sulla piattaforma Viola a fare un po' di informazione live di questo tipo, abbiamo fatto anche una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Ucraina raccogliendo una bella cifra, ho tralasciato un po' il gioco. Però oggi escono i Foot Birthday, finalmente una promo con i contro Cocomeri e soprattutto che i Leakers non ci hanno spoilerato fino in fondo, quindi ora ci andiamo a fare la preview e poi nei prossimi giorni, come al solito, review con gameplay. Ma andiamo a vedere subito i giocatori usciti stasera. Il primo giocatore, incredibilmente, è Cristiano Ronaldo! Ma chi se l'aspettava? Questo è finalmente quello che aspettavamo, perché è una sorta di Mbappé Foot Birthday, se ricordate, di FIFA 20, 5-5, un Ronaldo con 5 di piede debole. Andandolo a comparare con il Toti, vediamo che ha un meno 3 di velocità, ha un meno 3 di tiro, un meno 2 di passaggio, un meno 3 di dribbling, un meno 2 di difesa e un meno 11 di fisico. Meno 11 di fisico però, che non è da interpretare come una cosa negativa, perché la carta rimane velocissima, rimane con un'ottima finalizzazione, ha anche dei buoni passaggi, i parametri di agilità e dribbling non è che vanno a cambiare più di tanto, infatti ha solamente un meno 1 in agilità e un meno 1 in reattività. Quello che però ci interessa è l'82 di forza, che è ben differente dal 95 dell'altro Cristiano Ronaldo, quindi questo forse potrebbe risultare un pelino più agile all'interno del gioco. Certo che costerà uno sproposito, c'ha cioè un price range che non ha senso, quindi adesso sicuramente lo pomperanno, però è il primo Cristiano Ronaldo 5-5 della storia di foot, se non dico stupidaggini, e sono veramente curiosissimo di vedere come renderà in game. Altra carta che non vedo l'ora di provare è quella di Luis Suarez, 5-4, quindi ha ricevuto il boost di stelle skill. Rispetto alla sua versione precedente rimane simile per quanto riguarda la velocità, però prende un più 7 di tiro, più 3 di passaggio, più 4 di dribbling, 2 di difesa e 4 di fisico. Quindi la velocità, ripeto, è la stessa, che comunque visto il body type dovrebbe essere accettabile, finalizzazione 97 e 93 di potenza tiro, ottimi passaggi, buona l'agilità, 91 di forza, però Suarez risente poco solitamente di parametri di forza troppo elevati, quindi bella carta questa qua, secondo me può essere utilizzata sia da seconda punta, sia che da punta da solo, ma anche da COC volendo, visti i buoni passaggi e visto soprattutto l'ottimo tiro a giro che questo Suarez ha di solito. Poi questo 5 di skill gli dà un po' di frizzantezza, quindi sicuramente da testare anche lui e si va a inserire in un contesto di giocatori del reparto avanzato di Liga, assolutamente d'elite. Toni Kroos, centrocampista anche lui per quanto riguarda il campionato spagnolo, rispetto alla versione 89 prende più 29 di velocità, più 4 di tiro, più 3 di passaggio, 7 di dribbling, 11 di difesa e in particolare poi 10 di fisico e 5-5, quindi piede debole e skill mix perfetto. Velocità, ve l'ho detto, boost incredibile, ha anche un ottimo tiro, infatti ha 91 di tiro dalla distanza e 94 di potenza, passaggi che non ve lo sto manco a dire, discretamente agile, ha anche delle ottime stats difensive, questo può tranquillamente essere impiegato da COC. Da mezzala e da mediano ti dico perché c'ha questo medio come work rates che un po' me lo fa magari evitare, però questa carta qua ha tutte le caratteristiche in regola per essere un ottimo trequartista, un po' mi preoccupa il fatto che ne ha ricevute sto cross di carte speciali negli anni molto boostate, però sono sempre rimaste un po' al limite tra l'utilizzabile e l'ambiguo, quindi andremo effettivamente a vedere se quest'anno è la volta giusta. Altra carta molto interessante è quella di Allan, perché risulta una specie di Renato Sanchez della Premier League, infatti 4 di skill e 5 di piede debole, però prende più 13 velocità, 9 di tiro, 11 di passaggio, 9 dribbling, 10 difesa e 8 di fisico, per quello che sembra a tutti gli effetti un ottimo centrocampista, sia per quanto riguarda il ruolo di mediano, ma anche per il ruolo di mezzala, perché infatti ha dei gran passaggi, tiro che vabbè non è proprio impeccabile, però magari con un cacciatore un pelino gli diamo una mano. È agilissimo, ha delle statistiche difensive devastanti, in particolare il 91 di mentalità
e l'88 di intercettazione, comunque 1,75, quindi non è un Kanté, è più alto. E poi non vi sto manco a raccontare, 97 di aggressività, questo s'attacca agli avversari e tanto li molla quando recupera la palla. Quindi promosso anche almeno sulla carta Allan, e lo andremo a provare. Un altro giocatore super interessante è questo Nuno Mendes, che praticamente è una specie di Mendy, però versione Ligue 1, e sappiamo bene quanto è importante e quanto serviva una carta di questo tipo a sinistra per linkare sia i vari magari Kimpembe, Marquinhos eccetera, ma soprattutto Neymar. Questo è finalmente il link che attendevamo, quindi velocissimo, ha dei buoni passaggi, agilissimo, statistiche difensive della Madonna, magari pecca lievemente in aggressività, però gli possiamo perdonare questa carenza. Poi 5 di skill, 4 di piede debole, sto Nuno Mendes sicuro sarà uno dei top player di questo team. Poi abbiamo Jack Grealish, esterno sinistro del City, acquisto strapagato che nella realtà ha fatto un bel flop buco nell'acqua. 4 di skill per lui e 5 di piede debole che gli viene boostato. Sì, rispetto alla versione 86, un più 8 di velocità, 8 di tiro, 4 passaggio, 3 dribbling, 10 fisico. Però a me sto Grealish non mi ha mai emozionato, sinceramente. Lo andremo a provare, sicuramente può essere un giocatore interessante da fascia. Può essere sicuramente un giocatore interessante anche da seconda punta, se si gira bene magari alla Bayheader, anche da COC, visti i passaggi. Però non lo so, mi lascia un po' così, perché il body type è unico, un po' ambiguo. Non è che mi fa sicuramente pensare così su due piedi, cavolo, questo è devastante, no. Potrebbe essere un altro trappolone di Premier League, come ne sono usciti tanti quest'anno. Un'altra carta molto valida è quella di Giovanni Di Lorenzo, perché va a fare diretta concorrenza non solo a Cuadrado, ma anche a chi magari non ha fatto Darmian. E rispetto alla versione 80, più 8 di velocità, 9 di tiro, 10 di passaggio, 9 di dribbling, 9 di difesa e 10 di fisico. 5 di skill e 3 di piede debole, magari sarebbe stato meglio il 5 di piede debole, soprattutto per sfruttare i passaggi in uscita, che però comunque sono buoni. La velocità è ottima, ottima l'agilità, ottime le stats difensive, ottima anche l'aggressività. E visto che ne erano due in croce, terzini destri in Serie A, questo anche per sbloccare comunque i link che ti dava Darmian e che magari non avete perché non l'avete sbloccato, è perfetto il terzino destro del Napoli. Poi abbiamo Bebu, 4 di skill e 5 di piede debole anche per lui, 1,84 m di altezza con 76 di forza e un body type high get average, quindi già questo delinea un po' il giocatore che secondo me risulterà abbastanza pesante, quindi non gli andrei ad affidare compiti diciamo centrali come la punta sia singola che con un compagno vicino. Da esterno toccherà vedere come sarà lo speed boost, ma già ho dei dubbi, quindi mi sento di storcere il naso su questo Bebu. Poi abbiamo Kamada, un altro trequartista sempre di Bundesliga, questo stavolta è 5-4, quindi 5 di skill, rispetto alla versione 79 prende 10 di velocità, 16 di tiro, 8 passaggio, 8 dribbling, 8 difesa e 11 di fisico. Per carità, è una buona carta se l'andiamo a guardare così, abbastanza veloce, agile, buona resistenza, ottimi passaggi, non ci avrà questo grande tiro, body type lean, quindi comunque a girarsi su se stesso si gira, però insomma, Kamada, giapponese, Bundesliga, inlinkabile. Ma magari da super sub, ecco, in quel ruolo lì, a ridosso delle punte, ma non di più. Altra carta invece che rimpolpa un reparto già pienissimo di giocatori è Torreira, perché infatti come mediani in Serie A ce ne sono una valanga. Qui sto presente in particolare 5 di skill e 3 di piede debole, magari anche qua in mezzo al campo per gestire la palla ci faceva comodo un 5-4 almeno, body type però perfetto, è 1,66 m, quindi una specie di Kanté, potreste risentire un po' della sua stazza, è veloce, ha dei gran passaggi, è stragile, grandi stats difensive, però quel 91 di intercettazione va coniugato sicuramente con un'altezza non da Vatusso, quindi prendete bene con le pinze questa carta. Poi aggressività 95, stesso discorso di Allan, s'attacca che è una bellezza, 93 di stamina, sicuramente si va ad inserire bene nei giocatori già presenti, però ce ne sono tanti, ecco, non credo che neanche costerà questo Torreira, lo proveremo e vedremo se effettivamente ne vale la pena. Concludiamo con Jeremy Doku, un altro terzino, 4 stelle di skill e 5 di piede debole, però questo molto più inutilizzabile visto che è del Rennes però in Belgio, scusatemi, è del Rennes in campionato francese, avevo questo refuso, ricordavo ancora che giocava in Belgio.
Quindi sì, sicuramente anche lui si va a inserire in un ottimo teatro di terzini destri, soprattutto per i link che dà. Su quell'asse magari avete un Marquinhos, mettete lui terzino e Messi poi come esterno destro con un 4-5-1 l'avete messo. Ed è un razzo, passaggi corti buoni, agile, pecca in maniera incredibile nelle stats difensive e infatti... questa versione qua in realtà è esterno destro, scusatemi, ho sfacciolato. Quindi ci sta come esterno, potrebbe essere una valida alternativa proprio allo stesso Messi. Però attenzione, perché dovrebbe uscire anche Gelson Martins 5-5 e potrebbe essere superiore di questo Dugu, che comunque non costerà tantissimo e si potrebbe anche provare. Ho fatto un macello con sto Dugu, già lo so che mi memate nei commenti, ribeste, ubriaco, sì, probabilmente sì. Concludiamo con i due giocatori della Roma, ovvero Mkhitaryan e Tammy Abraham. Passaggio rapidissimo su Abraham, che si era detto fosse 5-5, invece a 5 di skill e 3 di piede debole, questo cambia tutto, visto che anche è un cristo di 1,96 m. È già qui, insomma, però è obiettivo, sbloccatelo, per il meme si può provare e vedere com'è. Discorso ben diverso per Mkhitaryan, che è SBC, non costa tantissimo, è 5-5, ha delle grandissime stats di velocità, di passaggio, di agilità, anche per quanto riguarda il tiro, quindi questo qua è praticamente il trequartista dei sogni. Poi si può anche provare da punta, seconda però, e potrebbe essere un po' quello che non è stato Raspadori, che invece era un po' pesantino a livello di body type. Lui anche presenta un body type average, però magari poi la resa in game è differente, quindi sarà anche lui da testare. Vi ricordo poi che sono usciti i token. Secondo me la scelta più saggia è quella di prenderli tutti a questo punto e provarsi un pick, perché non hanno né messo pacchetti interessanti né giocatori che secondo me sono game changer nelle vostre squadre. Fatemi sapere che ne pensate di questa promo, finalmente ritorniamo con qualcosa di interessante. Io vi ricordo in descrizione tutti i vari link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona serata, un saluto dai vostri Beroschi.